Ciao, buonasera a tutti. Commenti a caldo dopo l'esibizione? Sì, è stata una bella serata, mi piace tantissimo, mi sono divertita tanto. Ti sei trovata a partecipare a questo concorso come? Così per caso, ecco, artisti per caso, mi sono trovata per caso, pensavo fosse una serata così di karaoke, invece mi sono trovata a fare una serata di gara senza volerlo. Quindi è la prima volta che partecipi ad un concorso? Sì, è la prima volta, sì. Ed è stata una bella esperienza. Artisti per caso. Se sai dove trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Ciao, buonasera, grazie. Dopo una lunga attesa finalmente mi sono esibito, è stato molto emozionante. Sono contento di questa serata particolare, bella gente. Grazie, un bel pubblico. E complimenti anche per la Miss. Grazie, grazie. Raffaele, è la prima volta che partecipi ad un concorso Canoro? Sì, insomma, già ho partecipato altre volte, però questa è stata la più grande che abbia potuto fare. Come mai hai scelto questa canzone? Per me è molto emozionante, è una cantante che ha una voce stupenda per me e mi ispirava tanto, quindi ho deciso di fare questa canzone. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie, vi saluto. Artisti per caso. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle di ti sei trovata a partecipare a questo concorso? Magnificamente, sono persone magnifiche, persone simpaticissime. È la prima volta che partecipi dunque ad un concorso Canoro o sei diciamo una veterana in questo? No, è la primissima volta che partecipo, anche se ho dovuto lottare per arrivare in finale. L'importante è esserci. Appunto. In bocca al lupo. Crepi. Artisti per caso, terza edizione, in collaborazione con Culto, gioielli in argento, presso il Polo della Qualità, uscita autostrada Caserta Sud, zona industriale Marcianise, www.artisargenti.com. Artisti per caso. Non sono un uomo ancora.
reduce dall'esibizione Vincenzo. Un po' lo stile di Morandi ce l'ha, non a caso si è esibito in una canzone di Morandi, giusto? Sì, è un artista che mi piace. È il tuo preferito? Il mio preferito, sì. È la prima volta che partecipi ad un concorso canoro? Sì, è la prima volta. Però è una bella esperienza in fondo. Certo, sentirsi qualcuno per qualche sera, sì. Una persona è importante, esprimere tutto quello che uno ha dentro di quotidiano. Speriamo tu possa essere protagonista di tante altre serate. Me lo auguro. Artisti per caso. Sei trovato qui per caso e quindi ti sei trovato coinvolto o sapevi di questo concorso? Sapevo di questo concorso tramite amicizie comunque. Ho detto proviamoci, anche perché comunque cerchiamo di divertirci tutti quanti insieme. Infatti questo è lo spirito giusto, l'importante è divertirsi. Certo. Poi ovviamente se arriva la vittoria ben venga. Certo, sicuramente, ma l'importante è divertirsi. C'è un rito scaramantico, so, che ti accompagna per questa sera? È una piccola filastrocca vocale. E dai, 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 svelacela. Mamma 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 mamma. Complimenti per davvero, in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie mille. Buonasera a tutti. Artisti per caso. Respirare forte il suo cuscino, dire tutta colpa del sogno nel cassetto qual è? Il mio sogno nel cassetto è quello prima di tutto di essere felice, poi magari un giorno, non so, con questa passione che ho, magari anche di sfruttarla in ambito lavorativo. Perché no? Mai dire mai, appunto. Incrociamo le dita. Un bacio a tutti. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Artisti per caso. Invece no, invece no, la vita è quella che tu dai a me. Immagina tutti i giorni, sono fidati.